L'età moderna o storia moderna è una delle quattro età storiche, antica, medievale o medioevo, moderna e contemporanea. L'età moderna segue il medioevo, dura circa 300 anni, dal 1500 al 1800. Inizia, secondo gli storici per tradizione, nel 1492, anno della scoperta dell'America. La fine, sempre per tradizione, è posta dagli storici negli ultimi decenni del Settecento, quando due grandi rivoluzioni, quella americana e quella francese, danno inizio all'età contemporanea. Nella seconda metà del 1400 si intensificano le navigazioni oceaniche che portano alle scoperte geografiche, come la scoperta dell'America del 1492 da parte di Cristoforo Colombo. Gli europei creano colonie e gettano le basi della supremazia economica e politica del vecchio continente. Nonostante lo sviluppo del commercio a seguito delle scoperte geografiche, l'agricoltura rimane l'attività predominante. Tuttavia, in Inghilterra tra 700 e 800 comincia un processo di industrializzazione che porterà l'industria ad acquistare un ruolo predominante sull'agricoltura. È la prima rivoluzione industriale. All'inizio dell'età moderna, poi, l'unità religiosa dell'Occidente cristiano viene rotta dalla riforma protestante, avviata nel 1517 dal monaco tedesco Martin Lutero. Le chiese protestanti si moltiplicano, ai luterani si aggiungono i calvinisti, detti ugonotti in Francia e puritani in Inghilterra, gli anabattisti e gli anglicani. Comincia l'epoca tragica delle guerre di religioni, che contrappongono cattolici e protestanti. Questi conflitti si concludono nel 600 con la terribile guerra dei Trent'anni. La Chiesa cattolica risponderà alla riforma protestante con il Concilio di Trento, aprendo il periodo della Controriforma. Monarchia assoluta e monarchia costituzionale sono i due opposti modelli di potere e di Stato che prendono forma nel 600. Nella monarchia assoluta tutto il potere è accentrato nelle mani del re. Un esempio è il regno di Luigi XIV, detto Re Sole, nel 600 in Francia. La monarchia costituzionale invece limita il potere del sovrano e garantisce i diritti del Parlamento con alcune leggi fondamentali, come il Bill of Rights. La monarchia costituzionale nasce in Inghilterra nel 1689. All'inizio dell'età moderna, l'Italia e poi l'Europa vive la splendida stagione artistica e culturale dell'umanesimo e del Rinascimento, che coinvolge arti, letteratura, filosofia e scienze. Alla nuova visione del mondo si accompagna un notevole sviluppo delle tecniche che porta all'invenzione della stampa a caratteri mobili. Nel 600 la rivoluzione rinascimentale apre la strada a una trasformazione ancora più radicale, la rivoluzione scientifica, grazie alle scoperte di scienziati come Clapeyron, Galilei e Newton. L'età moderna si conclude nel 700 con il movimento illuminista, che celebra la ragione umana. Il pensiero illuminista prepara due avvenimenti che segnano il passaggio dall'età moderna all'età contemporanea. Il primo è la guerra d'indipendenza americana che porta alla nascita degli Stati Uniti d'America. Il secondo, la rivoluzione francese, che smantella il potere assoluto del re per diritto divino, cancella i diritti feudali e rivendica con la dichiarazione dei diritti l'uguaglianza di tutti i cittadini e i diritti naturali dell'individuo, primo tra tutti la libertà. Queste idee di libertà e uguaglianza si diffondono velocemente in tutta Europa, a partire dagli eserciti di Napoleone, che verrà poi sconfitto definitivamente nella battaglia di Waterloo nel 1815. Le stesse potenze che sconfiggono Napoleone si riuniscono poi nel Congresso di Vienna per smembrare il suo impero e ristabilire i regni e le leggi esistenti prima della rivoluzione. Ma né la caduta di Napoleone né il Congresso di Vienna riescono a cancellare le idee rivoluzionarie e il nascente sentimento di nazione che nell'Ottocento alimenteranno i moti rivoluzionari in Italia e in Europa.